Gli alpini piacentini salutano il Papa e il Papa risponde con il pollice alzato in segno di approvazione. Momenti di una mattinata indimenticabile per 150 penne nere che hanno partecipato all'udienza con il Santo Padre in Piazza San Pietro. Ad immortalare il momento clou è stata un'amica degli alpini, Denise Villa di Carpaneto. È stato uno scatto decisamente fortunato. Noi ci trovavamo vicino alle transenne, il Papa ha fatto la curva con la Papa Mobile. Appena dopo che abbiamo mostrato al Papa il nostro cartellone e lo abbiamo salutato, il Papa ha risposto al nostro saluto con il pollice rivolto verso l'alto. Eravamo tutti molto emozionati perché è venuto veramente vicino a noi e ci ha sorriso, e quindi è stato effettivamente un momento toccante e emozionante per tutti. È stato molto emozionante ricevere la benedizione del Papa, una giornata indimenticabile, ha commentato il fotografo sezionale Valerio Marangon, che ha realizzato queste immagini. La delegazione partita ieri da Piacenza è guidata dal presidente sezionale Roberto Lupi. È stato un momento veramente molto emozionante, abbiamo avuto la fortuna tra l'altro di essere in una posizione privilegiata perché siamo arrivati prestissimo stamattina, che c'era ancora buio in Vaticano. Eravamo proprio sulle transenne e avere il Papa a un metro di distanza con i nostri cappelli e con il nostro striscione è stato veramente un momento veramente emozionante. La nostra sezione non aveva mai organizzato un evento del genere e su suggerimento di un alpino abbiamo colto il volo occasione, abbiamo organizzato. Direi che veramente torniamo tutti molto, molto carichi e motivati. Con il gruppo c'era anche il cappellano sezionale Don Stefano Garilli. Impegno bello per noi da portare avanti, ecco, stare chiamati quelli che sono anche i valori alpini, ecco, dell'aiuto, della solidarietà, ha detto molte volte la parola solidarietà, e quindi credo che questa sia la cosa che ci portiamo dentro.